Se ti sei lesionato il crociato anteriore, è molto probabile che tu abbia anche ricostruito il crociato con un intervento chirurgico. Ma che cosa ne sarà del tuo ginocchio tra 5, 10, 15, 30 anni? Ciao, sono il dottor Francesco Poggioli e oggi ti voglio parlare del futuro del tuo ginocchio dopo una ricostruzione del crociato anteriore. Ogni giorno decine di migliaia di persone in tutto il mondo si rompono il crociato anteriore, il che rende la ricostruzione uno degli interventi chirurgici più eseguiti in tutto il mondo. Il paziente con il crociato rotto lamenta come primo sintomo l'instabilità, ossia l'incapacità del ginocchio di seguire il paziente in tutti i suoi movimenti, soprattutto a livello sportivo e soprattutto in quegli sport di pivoting, ossia sport dove si cambia spesso direzione, sport dove si atterra da un salto magari su una gamba sola, oppure sport dove è richiesta una frenata improvvisa durante una corsa. In queste situazioni qua l'assenza del crociato anteriore determina un'importante instabilità e solo una piccolissima quota di pazienti, nonostante il crociato rotto, non percepisce questa instabilità. Il motivo per cui quindi si ricostruisce il crociato anteriore è proprio cercare di rigenerare la capacità del ginocchio di far fronte a questi gesti sportivi e non far percepire al paziente l'instabilità. Moltissime persone, anche professionisti e diversi video anche su YouTube, dicono che la ricostruzione del crociato anteriore serva anche per prevenire la formazione di artrosi del ginocchio nel medio termine. Su questa affermazione non sono d'accordo perché se si va a vedere in letteratura le più recenti meta-analisi, le più recenti articoli scientifici, di cui ad esempio qua ti metto un esempio così puoi leggertelo con calma, dimostrano come la ricostruzione del crociato anteriore aumenti la possibilità di un paziente di sviluppare artrosi a medio termine, quindi a 10, 15, 20 anni. Quindi ricostruire il crociato anteriore non previene l'artrosi e quindi non si ricostruisce l'LCA solo per un gesto preventivo. È altrettanto vero però che i pazienti che vengono trattati conservativamente, quindi non vengono operati, rimangono con il crociato lesionato, hanno il doppio delle possibilità di sviluppare delle lesioni meniscali nel corso dei 5-10 anni successivi. E le lesioni meniscali, se non correttamente trattate, sono altrettanto importanti per sviluppare artrosi a medio termine. Quindi sia la ricostruzione del crociato anteriore, sia il trattamento conservativo, comunque nel medio termine possono far lavorare male il ginocchio a livello biomeccanico ed esporlo a formazione di artrosi, ad esempio, o altre patologie o altre lesioni. Quindi devo ricostruire il mio crociato anteriore rotto o rimango così come sono? E per quelli che l'hanno ricostruito, ho fatto veramente bene a ricostruire il crociato anteriore? Beh, 9 volte su 10 la risposta è sì, hai fatto bene a ricostruire il crociato anteriore e sì, ti consiglio di ricostruirlo. Questo perché il gesto di ricostruzione dell'LCA non è fatto per prevenire l'artrosi o per prevenire un'altra patologia a medio-lungo termine, ma è fatto per permetterti di tornare a fare ciò che ami, a giocare a calcio, a correre, a giocare a basket, a giocare a tennis, eccetera, eccetera, eccetera. Questo perché l'instabilità di ginocchio è una condizione estremamente invalidante per il paziente. Inoltre, se anche dovessi sviluppare un'iniziale condizione artrosica del ginocchio, esistono al giorno d'oggi tantissimi strumenti per poter trattare conservativamente questa condizione e permetterti di protrarre il tuo sport preferito, permetterti di poter fare tutto ciò che ti interessa fare. Bene, spero di averti chiarito con questo video che cosa succede quando si ricostruisce il crociato anteriore a medio o lungo termine e perché comunque vale la pena ricostruirlo. Se ti è interessato e se ti è piaciuto il video, ti chiedo di mettermi un like qui sotto, iscriviti al mio canale cliccando sulla campanellina per poter rimanere aggiornato sui futuri video e noi ci rivediamo la prossima volta. Ciao!